Martedì 2 giugno, lodi mattutine. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Già l'ombra della notte si dilegua, un'alba nuova sorge all'orizzonte. Con il cuore e la mente salutiamo il Dio di gloria. O Padre Santo, fonte d'ogni bene, e fondi la rugiada del tuo amore sulla Chiesa raccolta dal tuo Figlio nel Santo Spirito. Amen. Chi salirà al monte del Signore? Chi ha mani innocenti e cuore puro? Del Signore è la terra e quanto contiene, l'universo e i suoi abitanti. È Lui che l'ha fondata sui mari e sui fiumi l'ha stabilita. Chi salirà al monte del Signore? Chi starà nel suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro? Chi non pronunzia menzogna? Chi non giura a danno del suo prossimo? Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. Sollevate, porte, i vostri frontali, alzatevi, porte antiche, ed entra il Re della Gloria. Chi è questo Re della Gloria? Il Signore, forte e potente, il Signore potente in battaglia. Sollevate, porte, i vostri frontali, alzatevi, porte antiche, ed entra il Re della Gloria. Chi è questo Re della Gloria? Il Signore degli eserciti è il Re della Gloria. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Chi salirà al monte del Signore? Chi ha mani innocenti e cuore puro? Benedite il Signore, camminate nella giustizia davanti a Lui. Benedetto Dio che vive in eterno, il suo regno dura per tutti i secoli. Egli castiga e usa misericordia, fa scendere negli abissi della terra, fa risalire dalla grande perdizione e nulla sfugge alla sua mano. Lodatelo, figli di Israele, davanti alle genti. Egli vi ha disperso in mezzo ad esse per proclamare la sua grandezza. Esaltatelo davanti ad ogni vivente. È Lui il Signore, il nostro Dio, Lui il nostro Padre, il Dio per tutti i secoli. Vi castiga per le vostre ingiustizie, ma userà misericordia a tutti voi. Vi raduna da tutte le genti, in mezzo alle quali siete stati dispersi. Convertitevi a Lui con tutto il cuore, con tutta l'anima, per fare la giustizia davanti a Lui. Allora Egli si convertirà a voi, e non vi nasconderà il suo volto. Ora contemplate ciò che ha operato con voi e ringraziatelo con tutta la voce. Benedite il Signore della giustizia ed esaltate il Re dei secoli. Io gli do lode nel paese del mio esilio e manifesto la sua forza e grandezza a un popolo di peccatori. Convertitevi, o peccatori, e operate la giustizia davanti a Lui. Chissà che non torni ad amarvi e vi usi misericordia? Io esalto il mio Dio e celebro il Re del Cielo ed esulto per la sua grandezza. Tutti ne parlino e diano lode a Lui in Gerusalemme. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Benedite il Signore, camminate nella giustizia davanti a Lui. Esultate, giusti nel Signore, ai retti si addice la lode. Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa a 10 corde a Lui cantate. Cantate al Signore un canto nuovo, suonate la cetra con arte e acclamate. Poiché retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera. Egli ama il diritto e la giustizia, della sua grazia è piena la terra. Dalla parola del Signore furono fatti i cieli, dal soffio della sua bocca ogni loro schiera.
come in un'otre raccoglie le acque del mare, chiude in riserve gli abissi. Tema il Signore tutta la terra, tremino davanti a Lui gli abitanti del mondo, perché Egli parla e tutto è fatto, comanda e tutto esiste. Il Signore annulla i disegni delle nazioni, rende vani i progetti dei popoli, ma il piano del Signore sussiste per sempre, i pensieri del suo cuore per tutte le generazioni. Beata la nazione il cui Dio è il Signore, il popolo che si è scelto come erede. Il Signore guarda dal cielo, egli vede tutti gli uomini. Dal luogo della sua dimora scruta tutti gli abitanti della terra. Lui che solo ha plasmato il loro cuore e comprende tutte le loro opere. Il re non si salva per un forte esercito, né il prode per il suo grande vigore. Il cavallo non giova per la vittoria, con tutta la sua forza non potrà salvare. Ecco, l'occhio del Signore veglia su chi lo teme, su chi spera nella sua grazia, per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame. L'anima nostra attende il Signore, egli è nostro aiuto e nostro scudo. In Lui gioisce il nostro cuore e confidiamo nel suo santo nome. Signore, sia su di noi la tua grazia, perché in te speriamo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Esultate, giusti nel Signore, ai retti si addice la lode. È ormai tempo di svegliarvi dal sonno, perché la nostra salvezza è più vicina ora di quando diventammo credenti. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo via perciò le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci onestamente come in pieno giorno. Dio, mia roccia di salvezza, in te la mia speranza. Dio, mia roccia di salvezza, in te la mia speranza. Mio scudo, mia difesa, in te la mia speranza. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Dio, mia roccia di salvezza, in te la mia speranza. Ha suscitato per noi una salvezza potente, come aveva promesso per bocca dei profeti. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo, come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo, salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati. Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ha suscitato per noi una salvezza potente, come aveva promesso per bocca dei profeti. Cristo, sommo sacerdote della nostra fede, ci ha resi partecipi di una vocazione santa. Eleviamo a Lui la nostra lode e acclamiamo: Signore nostro Dio e nostro Salvatore. Re glorioso, che nel battesimo ci hai rivestiti del sacerdozio regale, rendici degni di offrirti il sacrificio della lode. Concedici di osservare sempre i tuoi comandamenti, perché con la tua grazia rimaniamo in te e tu in noi.
Infondi in noi il tuo spirito, la tua sapienza ci assista sempre e operi con noi. Fa che nessuno oggi sia rattristato per causa nostra e che diveniamo operatori di gioia e di pace. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Accogli con bontà, o Signore, la preghiera mattutina della tua Chiesa e illumina con il tuo amore le profondità del nostro spirito, perché siano liberi dalle suggestioni del male coloro che è chiamati allo splendore della luce. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Grazie e buona giornata a tutti.